Bella regà, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Ragazzi, come avevo già predetto la settimana scorsa, se non due settimane fa, ora non ricordo quando feci quel video, è cambiato tutto. Rockstar ha attivato lo script delle vendite di cui vi parlavo. Praticamente, raga, adesso vi spiego il tutto. Come vedete da questo screen che adesso vi sto facendo vedere, cosa succederà? La prima vendita, ragazzi, quindi la prima macchina che andate a vendere durante il giorno, varrà il 100% del suo valore. Per esempio, parliamo di Issy, in questa maniera ci capiamo un po' tutti. Le Issy, come ben sapete, valgono circa 1.700.000, quindi vendiamo la prima e ci daranno 1.700.000. La seconda, ragazzi, che andremo a vendere, ce la valuterà il 50% invece che il 100%. Quindi 1.700.000 diviso 2, ragazzi. 8, 8, 16 sono praticamente 850.000, ok? Poi andremo a vendere il terzo veicolo, raga, e varrà il 20%. Quindi fatevi due conti, e il quarto il 5. Raga, poi dal quinto in poi non ci saranno più soldi per nessuno. E cosa dovete fare a quel punto? Aspettare 30 ore, raga. In quel modo potremmo rivendere i veicoli. Ma sempre con la sola cosa che praticamente ci sarà il primo che varrà il 100%, il secondo il 50% e tutto il resto. Io, raga, che dire? Ve l'avevo accennato, infatti vi avevo consigliato in quel video di vendere tutto ciò che avevate il prima possibile, rispettando i tempi senza prendere i blocchi, perché adesso far soldi su questo gioco sta diventando molto molto più difficile. Perché parliamoci chiaro, ormai fare 200 issi con una duplicazione, poi smaltirsele a 5 al giorno, 10 al giorno per chi non aveva mai preso i blocchi, è diventato impossibile. Per carità, comunque sia, 1.700.000 o, se vi fate aggiungere Deluxe, ragazzi, in beef, parliamo di 3.000.000 e passa al giorno, che poi diventano 5, perché come sia andiamo a vendere la prima a prezzo pieno, la seconda al 50%, cioè bene o male un'entrata riusciamo sempre ad averla, ma non è più come prima che potevamo portare sugli account velocemente. Ciò perché, raga, perché Rockstar dice di essersi rotta al cazzo con questi glitch, con la gente che non compra le shark card, eccetera eccetera. Che poi basterebbe per la gente abbassare i prezzi delle shark card, perché se i prezzi delle shark card li dimezzassero, ragazzi, venderebbero il triplo, assolutamente 100%. La gente magari eviterebbe di far glitch per paura di essere bannati, perché a quel punto le shark card avrebbero un prezzo di vendita decente e quindi un giocatore potrebbe anche spendere. Io non so cosa aggiungere, raga. Purtroppo GTA 5 sta morendo, lo stanno praticamente mettendo dentro una bolla e lo stanno forzando fino all'uscita di GTA 6. Ma sta morendo, raga. E anche un'altra cosa voglio farvi notare. Se su GTA 5 iniziamo ad avere delle limitazioni così prepotenti per i glitch, io mi immagino che su un GTA 6 non si possa fare quasi nulla, raga, o se si potrà fare ben poco, perché come vediamo su GTA 5 stanno andando a chiudere, a limitare, a togliere quasi tutto, raga. Ma infatti, oltre che la gente che portava i metodi, compreso me, si stanno rompendo il cazzo, cercano di portare qualcos'altro, chi ha di meglio da fare o chi si è rotto le palle comunque di questo gioco, perché ormai è veramente tanto che c'è, e quel poco che si poteva fare tramite i glitch, perché alla fine era quello che lo portava avanti, erano tutti i glitch che facevamo uscire, che escono e che la gente fa, e quella cosa lì portava il gioco a essere giocato. Loro cosa stanno facendo? Lo stanno andando a limitare su tutti gli aspetti, non fanno uscire DLC come si deve e ci danno gli accontentini per continuare a giocare. Niente, raga, io a questo punto vi devo dire: fate attenzione, perché ancora non si sa bene, io non ho provato ad andare oltre a vedere se dopo il quinto veicolo poi inizia a dare i blocchi vendita. Fatemi sapere nei commenti, così magari
di fisso e qualcuno che legge i commenti è ben felice di avere maggiori spiegazioni. A questo punto, raga, io vi saluto, un abbraccio da Xavix, sbadabam.